quattro temi fondamentali, che non vuol dire che non toccheremo agli altri, non comincio a dire ma non c'è niente sull'agricoltura, no, ci sarà su tutto, ci sarà un programma di governo che inizieremo a elaborare e su cui stiamo buttando giù le bozze per sottoporle alla coalizione, ma punteremo su quattro punti: lavoro, salute, famiglia e futuro, cioè insieme si cresce in tutti questi punti e in tutti gli altri. Crescita della Lega, che è l'unico partito rudemente, diciamo, per non esagerare, xenofobo al governo in Europa. Al governo ce ne sono dappertutto, ma al governo c'è solo la Lega, e io credo debba in Piemonte per cominciare a essere fermata. Vorremmo che questo fosse, come dire, lo stop che fa iniziare anche nelle altre regioni del nord la discesa. C'è sempre un primo momento, vorremmo essere noi a marcarlo, questo primo momento da una specie di crescita ipotizzata, crescita trionfale. C'è sempre un asintoto, questo almeno è una regola che in matematica si conosce. Noi pensiamo che questo asintoto lo raggiungeranno col Piemonte e poi inizieranno la discesa con questa campagna elettorale, anche in altri posti probabilmente. Lo dico già a tutti, ovviamente, tanto non abbiamo mai molte risorse, e come potete immaginare in tempi di crisi ne avremo ancora meno, e credo anche che non sarebbe giusto dare un segnale, se anche li avessimo, e tanto non li abbiamo, dare un segnale di sprechi elettorali. E quindi c'è bisogno della militanza, cioè l'unica alternativa ai soldi è la militanza, e quindi siete tutti caldamente invitati a dare una mano